sunshine. Le sale del Chelsea Art Museum di New York, allestite per una personale del pittore francese Jean Miot, hanno fatto da sfondo a una conviviale riunione organizzata da Gianluca Galletto, presidente dell'Ulivo USA, che ha visto per protagonista il presidente del Consiglio Romano Prodi. Nella grande mela, in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Prodi ha avuto modo di avere un primo contatto umano con la comunità italoamericana. Le circa 200 persone intervenute hanno avuto l'opportunità di poter scambiare in maniera molto informale due chiacchiere al volo con il Presidente del Consiglio, che si è sempre dimostrato molto disponibile nei confronti di chiunque, benché fosse assediato da giornalisti, fotografi e cineoperatori. Dopo un breve discorso di saluto, il primo ministro ha illustrato in maniera succinta le attività fin qui svolte dal suo governo, dopo appena 4 mesi dall'insediamento a Palazzo Chigi. L'area di cambiamento, che ha visto l'Unione Europea e le Nazioni Unite al centro di una rinnovata azione di politica estera, è stato uno dei segnali più vistosi dell'azione di questo governo, di cui la missione italiana in Libano è sicuramente solo l'inizio. Sono 3 mesi e mezzo che siamo al governo, compreso la parte estiva, 4 mesi, primo messaggio di cui si sono accorti un po' tutti è stato quello del cambiamento della politica estera. Nazioni Unite, Unione Europea erano stato il mio punto di riferimento durante la campagna elettorale, sono stato il mio punto di riferimento nell'azione successiva. Prodi ha inoltre sottolineato che i rapporti con gli Stati Uniti, nonostante alcune divergenze in campo di politica estera e l'annunciato ritiro delle truppe italiane dall'Iraq, sono ottimi e proficui. Il rapporto con l'amministrazione americana è un rapporto perfetto. Perfetto vuol dire addirittura il presidente Bush mi ha detto: so che sei un uomo coerente, ritirerai le truppe dall'Iraq perché è stata la tua campagna elettorale, mi sarei stupito del contrario proprio perché so che se ti impegni in una campagna elettorale poi mantieni le promesse. È chiaro che la divisione della guerra di Iraq non implica affatto una divisione nei rapporti tra Italia e Stati Uniti, che sono stretti e sono amichevoli come mai sono stati in passato. La missione del Libano lo dimostra proprio perché è stata anche su invito pressante americano che mi sono assunto per lungo tempo e in solitudine la responsabilità di coordinamento della missione. Sulla politica interna ha rimarcato il suo impegno nel proseguire nell'attuazione del programma, tra cui la politica delle liberazioni voluta dal ministro Bersani e la finanziaria sono solo alcune delle cose più importanti. E in conclusione un accenno è stato riservato anche alla creazione del futuro Partito Democratico. Che la grande battaglia per il Partito Democratico, cioè perché l'Ulivo dia frutti stabili, no? E duraturi. Battaglia non facile, molto difficile, come voi sapete, la fusione di diversi partiti, però le cose procedono in modo favorevole, procedono nel binario giusto. Il lavoro è che un Partito Democratico non può essere solo la fusione di 2 partiti, ma deve essere 2 o più partiti con un grande impulso
dell'opinione pubblica. Sul esempio che abbiamo avuto nelle primarie, l'esempio ha avuto successo, dobbiamo andare avanti anche col Partito Democratico, che non nasce, non può nascere contro i partiti esistenti, ma come pilastro di avere i partiti esistenti e una forte nuova partecipazione dell'opinione pubblica. Signor Presidente, un saluto specifico per gli italiani d'America. Un saluto e una gratitudine per tutti quelli che hanno avuto fiducia in noi. Sono qui alla Assemblea Annuale delle Nazioni Unite, domani farò il mio discorso, oggi abbiamo ascoltato una serie di discorsi, tutta una serie di incontri molto più aperti che non in passato. Cioè c'è, secondo me, un'atmosfera di riflessione che permette di essere più ottimisti sul futuro che non qualche mese fa. Le difficoltà però ci sono ancora. Grazie. Approfittiamo dell'occasione, trovandoci qui al Chelsea Art Museum, per incontrare l'artista che espone in questi giorni qui al museo, Jean Miot, parigino. Allora, qual è lo stile dei suoi quadri? Sono born in Parigi and the style of this painting is what we call informal, but it could be another name. It's, you know, I start my jeunesse when I was young. I was close to friend Russian. You want I speak French? French? Okay, j'étais ami avec des Russes. Les Russes qui dansaient, dancing in the ballet. So I've discovered at that time the beautiful gesture of the choreography. And the choreography becomes the interest of my painting in the beginning. I wanted to fix at once
on the painting what I saw so beautiful on the stage. For example, which is the meaning of this painting? Meaning is difficult to say, but it's a meaning now of modern expression of the life, but very urgent and very perhaps aggressive. I don't know. I don't my idea to make aggressive, but I want to make something explosive, furious, and beautiful. Okay, thank you. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità.